Benvenuti a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi abbiamo in collegamento con noi Serena Marelli, operatrice dello Spazio Donna WeWorld di Milano Corvetto, con cui parleremo del progetto di Spazio Donna, andando ad affrontare più nello specifico il tema della violenza sulle donne, attraverso anche alcune indagini ed iniziative da loro organizzate proprio in merito a questo argomento. Buongiorno Serena e benvenuta. Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie a te per essere qui con noi oggi. Inizio subito chiedendo di parlare appunto di Spazio Donna, di come nasce l'idea di organizzare questo progetto e che servizi offre. Allora, Spazio Donna nasce nel 2014 da un'idea di WeWorld, all'interno di periferie di grandi città come Palermo, Roma e Napoli. Nasce da un'intuizione, ovvero che dare uno spazio sicuro per le mamme di adolescenti problematici, che all'epoca appunto erano inseriti in programmi educativi di WeWorld, poteva essere un vantaggio sia per queste mamme sia per gli adolescenti. Il progetto poi si espande a tutte le donne del quartiere e della periferia. Oggi Spazio Donna si trova in 7 città, sono 8 spazi in totale e si pone 3 obiettivi principali. Il primo obiettivo è quello di lavorare sull'empowerment femminile, ovvero lavorare sull'autonomia, sulle risorse delle donne affinché siano cittadine attive. Il secondo obiettivo è la prevenzione della violenza, quindi fare in modo attraverso questa attività che sempre meno donne siano vittime di violenza di genere. Il terzo obiettivo è far emergere invece la violenza in quelle donne che ne sono già vittima e dar loro uno spazio sicuro di ascolto. Gli spazi donna, appunto, come dicevo, nascono nelle periferie delle città. In particolare, io mi trovo nello spazio donna di Milano Corvetto. A Milano c'è un altro spazio nel quartiere Giambellino, due periferie ad oggi ancora problematiche per tanti motivi. In tutti gli spazi donna è presente un personale interamente femminile, formato in materie sociali, educative e psicologiche. Tutte le attività organizzate all'interno dello spazio donna, di tutti gli spazi donna, mirano sempre ai 3 obiettivi che ho spiegato prima: empowerment, prevenzione della violenza ed emersione violenza. Ci sono delle attività che accomunano tutti gli spazi donna, altre un pochino più specifiche a seconda della zona in cui ci troviamo. Ad esempio, tutti gli spazi donna lavorano sull'aspetto lavorativo, quindi sull'empowerment lavorativo, dare alla donna appunto delle competenze, fare un bilancio di competenze, costruire insieme il curriculum per la ricerca di un primo lavoro, ma anche per cercare un nuovo lavoro che alla donna appunto possa dare un guadagno maggiore, degli orari migliori, eccetera, eccetera. Ci sono poi altre attività più specifiche degli spazi donna. Per esempio, noi ci troviamo in un quartiere ad alta popolazione straniera, per cui un'altra attività che offriamo è il corso di italiano, con la possibilità che le donne possano portare i loro bambini, anche molto piccoli, perché ogni spazio donna è dotato di una stanza della child care, quindi dove i bambini possono giocare in sicurezza, leggere dei libri e stare insieme appunto a noi operatrici o a delle educatrici. Ci sono poi delle attività invece appunto che spaziano, per esempio legate alle competenze digitali, alle competenze finanziarie, alle competenze genitoriali, quindi tutte competenze che possono arricchire la donna, renderla sempre di più autonoma e libera di scegliere all'interno della propria vita quotidiana e familiare. In tutti gli spazi donna è sempre previsto uno spazio d'ascolto individuale. Tutte le donne sanno che possono accedere a questo spazio, che non ha limiti di tempo in termini di colloqui. Quindi ci sono donne che magari vengono tutte le settimane, c'è chi viene per raccontarci le novità della propria vita o a fronte di una difficoltà che vuole affrontare insieme a noi. E questo è un grande punto di forza degli spazi donna, il fatto che non abbiamo dei limiti di tempo nel nostro servizio e che le donne vi possono accedere quando vogliono. Perfetto, e nel report pubblicato il 22 novembre da WeWorld e Ipsos in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si parla di violenza economica, che è una forma di violenza meno conosciuta rispetto alle altre. Eppure dai dati emerge che il 49% delle donne intervistate dichiara di aver subito almeno una volta nella vita violenza economica, percentuale che poi sale al 67% tra le donne divorziate e separate.
Come spieghi questi dati e quali sono le proposte di intervento per contrastare la violenza economica da parte vostra? Allora, sì, come tu raccontavi, è un fenomeno nascosto, ma sotto gli occhi di tutti allo stesso tempo. È un tipo di violenza estremamente accettato. Anche laddove non c'è violenza, i comportamenti scorretti, nella gestione economica sono largamente accettati. L'indagine di Ipsos ce lo dice chiaramente, per cui la maggior parte degli uomini sono d'accordo sul fatto che appunto siano gli uomini a dover gestire le finanze. È normale, se pensiamo anche alle nostre sfere amicali familiari, che all'interno di coppie anche giovani non ci sia un conto singolo, ma ci sia solo un conto in comune. È normale che sia la donna a dover rinunciare al lavoro a fronte della nascita dei figli, eccetera, eccetera. Quindi sono delle cose largamente accettate. Non c'è una spiegazione semplice, è un fenomeno molto complesso e quindi non possiamo dare spiegazioni semplici. Sicuramente non ha giovato il fatto che non è mai stata fatta formazione in termini di economia, anche economia domestica, banalmente, e che quindi risultiamo molto ignoranti su questi temi. Però l'indagine fa anche emergere che insomma, le persone sarebbero molto favorevoli all'inserimento di questo tipo di insegnamenti anche nelle scuole, anche sulle generazioni molto giovani, ma non solo, aggiungo. La percentuale di donne vittime di violenza economica sale di fronte a donne separate o divorziate. Questo perché anche qui l'indagine ce lo dice chiaramente, sono le donne a pagare il prezzo più alto dopo una separazione. Qui a Spazio Donna lo vediamo chiaramente, nelle donne separate, divorziate, che ci raccontano come non ottengano il mantenimento dei propri figli, quindi è una cosa, insomma, un diritto basilare, come non abbiano accesso all'assegno unico, altro diritto fondamentale, soprattutto se sono loro a gestire interamente i figli minori, come non abbiano accesso magari agli assegni di invalidità dei propri figli. Insomma, la violenza economica passa attraverso varie forme. I nostri interventi sono sicuramente informativi e formativi su appunto le competenze finanziarie ed è un aspetto importante degli spazi donna su cui punteremo sempre di più. Ma anche all'interno dei colloqui dare un nome a quello che sta succedendo alla donna, quindi chiamare le cose col loro nome. Se tuo ex marito non mantieni i propri figli, si tratta di violenza economica e così via. Insomma, dare il nome alle cose, dare uno spazio di ascolto non giudicante alle donne affinché questi fenomeni emergano e informarle adeguatamente anche attraverso una consulenza legale, qui abbiamo un legale disponibile, che possa permettere alle donne appunto di affrontare la situazione e migliorare la propria situazione economica. Proprio in merito a questi temi, Spazio Donna WeWord organizza un ciclo di incontri chiamato Chiacchierata Femminista che è iniziato il 19 ottobre al Base di Milano e terminerà questa settimana con l'ultimo incontro giovedì 30 novembre. In cosa consiste Chiacchierata Femminista e quali sono i temi che sono stati trattati e che si tratteranno in questa edizione autunnale? Allora, Chiacchierata Femminista è un luogo di confronto, è un luogo di ascolto, in un luogo molto informale come il Base di Milano. L'idea nasce dalla collega, appunto qui, la mia collega di Spazio Donna di Milano Corvetto, Mara Denberger, che inizia a ragionare ormai 2 anni fa già, come poter accogliere più giovani donne, che è una fascia d'età, diciamo dai 18 ai 25, che manca nei servizi in generale, non solo negli spazi donna, tutti faticano ad agganciare. Emerge che c'è un bisogno. Uno dei bisogni che emergono è il bisogno di raccontarsi, di confrontarsi rispetto a tematiche molto importanti che riguardano l'essere donna, i diritti, la violenza, il lavoro, la discriminazione. E quindi insieme a WeWord si pensa a questo ciclo di incontri, che appunto rinominato Chiacchierata Femminista. In ogni incontro viene invitata un ospite, che parla di un tema di cui è ovviamente, diciamo così, esperta. Sono donne che studiano il tema specifico, che ne parlano sui social, che hanno fondato associazioni, quindi ogni volta un tema diverso, una persona, diversa. Ci sono stati, per esempio, come ospiti,
Karen Ricci, Flavia Brevi, Lara Lago, che sono tutte influencer, diciamo che sui social molto conosciute dalle giovani donne. In questa edizione autunnale abbiamo parlato con Mica Macio, che appunto nasce con l'idea di accogliere tutte quelle persone stanche della virilità macista, di questo stereotipo maschile macista. E parleremo il 30 novembre invece insieme a Donata Colombo e Margherita Saraceno, della violenza contro le donne, attraverso i numeri, quindi parlando anche attraverso l'indagine statistica della violenza. Non a caso appunto l'incontro avviene a seguito del 25 novembre, quindi giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne, e sappiamo che sarà un incontro partecipato e soprattutto sarà partecipato da giovani generazioni perché vediamo che c'è voglia di venire, di esserci. Ma in generale partecipano persone di tutte le età, in realtà, e soprattutto partecipano uomini e donne. È una cosa che inizialmente ci ha sorpreso e che ci ha arricchito molto in questi incontri, quindi invitiamo tutti quanti a venire alle 6:30 giovedì sera, giovedì 30, al Base di Milano, in via Bergognone 34, e a chiacchierare con noi, sederci e chiacchierare insieme. Ottimo, prima di salutarci ti chiedo se vuoi lasciare i contatti di riferimento sia per chi volesse rivolgersi a Spazio Donna, sia per chi fosse interessato a iscriversi appunto all'ultimo incontro del 30 novembre di Chiacchierata Femminista. Allora, per iscriversi all'incontro di chiacchierata femminista, dove potete seguire WeWord sui social, quindi su Facebook, Instagram e sul sito web, dove sono ogni volta pubblicati appunto dei post in merito alla chiacchierata femminista imminente, dove c'è un link dove potete iscrivervi e seguite WeWord perché vengono pubblicate cose molto interessanti e sul sito potete accedere liberamente alle pubblicazioni, non ultima la pubblicazione Ciò che è tuo e mio, che riguarda la violenza economica. Per quanto riguarda gli spazi donna in generale, potete conoscerci sul nostro sito spazidonna.it, attraverso i social. Tutti gli spazi donna hanno una pagina dedicata a Instagram e Facebook. Seguite il nostro spazio donna WeWorld Milano Corvetto e l'altro spazio donna di Milano, spazio donna WeWorld Giambellino invece. E per quanto riguarda un numero di telefono di riferimento, vi posso lasciare il numero di telefono di questo spazio donna nel caso in cui sentiate che insomma, potete beneficiare dalle nostre attività o semplicemente siete curiosi di sapere di quello che facciamo. Vi lascio il numero 345-188-7625, vi aspettiamo. Io ti ringrazio per aver partecipato a questo collegamento e ti auguro un buon proseguimento di lavoro. Grazie a voi ancora per l'invito.